In onda Giro di Tacco. Passate le giornate a lavorare, là disteso ai campi sotto il sole, viene la sera e tutti al casolare aspettano qualcuno che suonerà. Signori, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento odierno con Giro di Tacco, Sorriso, Sorriso TV. Grazie di esserci e di trascorrere quest'ora e mezza di pranzo piacevolmente insieme. Oggi, come già abbiamo avuto occasione anche di ricordarlo, ne abbiamo parlato poco fa in radio, poi abbiamo scritto nei social, oggi usciamo un po' dalla nostra tradizione del canto, della musica da ballo, per entrare in un'altra tradizione, le tradizioni popolari. Bene, e allora vi presento subito i nostri ospiti, eccoli qua. E allora salutiamo Renzo Stevan, presidente della Probassano. Buongiorno, buongiorno, ciao Renzo, tutti, grazie. Buongiorno. E Gianni Posocco, presidente dell'Associazione Le Arti per Via di Bassano. Buongiorno Bassano a tutti i telespettatori. E benvenuti, benvenuti, grazie di essere qua insieme con me, con il nostro pubblico. Allora, per parlare dell'associazione
dell'Associazione Le Arti per Via per parlare poi della Provassano. Come sempre intanto saluto e ringrazio anche Eddie in regia. Ciao Eddie, buona giornata. Vedete poi tra poco ovviamente in alternanza i numeri per interagire con noi. Ricordo sempre, eccolo qua, intanto lo vedete in sovraimpressione per i vostri messaggi in WhatsApp, il 393 7366888, oppure per quanto riguarda la diretta, rimanendo ovviamente con l'argomento del giorno, con gli ospiti del giorno, eventualmente vi ricordo lo 0423 7366 74. E allora, caro Gianni, parliamo un po' dell'Associazione delle Arti per Via. Chi siete, da quanti anni esiste questa vostra associazione? Poi ovviamente parleremo in un secondo tempo anche del libro e di molto altro oggi. Allora, l'associazione nasce nel 1985 a Bassano del Grappa. Sì. Nasce sulla base di una ricerca storico-filologica sulle tradizioni locali legate soprattutto al mondo del lavoro di Elide Bellotti Imperatori, una studiosa e ricercatrice bassanese, sul tema del lavoro delle mani, quindi le arti per via, quindi artigiani e venditori dei primi decenni del Novecento. Ecco, scusami, intanto vediamo, grazie Eddie, che ha inquadrato proprio il libro di cui poi parleremo. Certo. Allora, ci hanno definiti in tanti modi: gruppo folk, teatro di strada, museo itinerante, ma noi siamo stati allora una rivoluzione. Perché? Perché abbiamo capovolto il concetto di museo. Nati con l'idea di costruire un museo di tradizioni popolari, in realtà durante il lavoro abbiamo detto: ma perché non andiamo noi in mezzo alla gente invece che aspettare la gente in un edificio chiuso come un museo? E allora abbiamo fatto un passo in avanti. Oltre alla ricerca sui costumi, sulle attrezzature, abbiamo dovuto trovare anche le persone in grado di interpretare e fare materialmente i lavori di un tempo. Attorno a questo abbiamo dovuto costruire anche uno spettacolo, quindi un canovaccio, e con questo spettacolo, come dice il libro di cui parleremo poi, abbiamo incominciato a percorrere le strade del mondo. Quando siete nati pensavi di arrivare dove siete arrivati dopo 30 anni di attività, Gianni? Beh, assolutamente no, anche perché abbiamo debuttato a Bassano, poi il primo anno ci siamo mossi nell'immediato Interland bassanese, però già 2 anni dopo eravamo all'estero e qualche anno dopo addirittura al di là dell'oceano. Quindi forse abbiamo sfruttato l'unicità della proposta, che fra l'altro, difatti, uno degli aggettivi che più ci piace sentire quando andiamo in giro o sui commenti della stampa, l'aggettivo è unico, perché un museo di tradizioni popolari che si muove e ripropone il museo di piazza in piazza, di città in città, di paese in paese, è un esempio assolutamente unico. Per darti un'idea, noi ci muoviamo con un pullman, ci muoviamo in genere con 55-60 figuranti e un tir con tutte le attrezzature. E ogni volta montiamo e rismontiamo nella piazza della città o del paese dove andiamo il nostro museo. Quanti sono i componenti della vostra associazione, o quantomeno le persone che girano attorno a voi? Allora, sono un'80ina i soci dell'associazione e di volta in volta ci muoviamo in una 60ina di persone. Renzo, il legame che unisce la Provassano con le arti per via, ecco, un'associazione di questo tipo nel contesto di una proloco come la vostra, e poi entreremo anche in dettaglio con le vostre attività, qual è? Le arti per via sono quasi una parte della Provassano, in quanto molti appartenenti alla Provassano fanno parte anche delle arti per via, quindi questo connubio è da sempre molto importante, sia per la Provassano sia per le arti per via. Di questa associazione ne fai parte anche tu, certo, mi sembra. Io sono uno dei 3 fondatori delle arti per via e quindi faccio parte dal 1984 come
come partecipante attivo della sezione. Proprio praticamente dagli albori. Sì, ho fatto più mestieri. Posso aggiungere qualcosa, è il vicepresidente dell'Associazione delle Arti per Via e anche uno dei figuranti più rappresentativi. Fra l'altro ha fatto vari mestieri. L'ultimo è il classico personaggio dell'Alpin che vendeva i ricordi di Bassano sul ponte. È l'ultima reincarnazione di Renzo Stevani all'interno del gruppo. Come nascono i costumi? Cioè... Allora, fin dall'inizio abbiamo fatto una grossa ricerca veramente sui costumi, in modo tale da poter recuperare il più possibile i costumi che effettivamente poi abbiamo utilizzato. Fortunatamente sia Bassano, soprattutto però nell'Inter bassanese, i costumi ne abbiamo trovati fin dall'inizio molti, tabarri, i fassolettoni si chiamavano così, i vecchi vestiti, le vecchie giacche, quindi fin dall'inizio siamo partiti con le cose originali. Questa è la cosa più importante, di partire con tutto quanto perfettamente come eravamo negli anni 30, all'inizio del secolo, così pure oltre ai costumi anche le attrezzature, perché le attrezzature soprattutto sono quelle più importanti nel gruppo. Complimenti. Se posso aggiungere un aneddoto relativo alle attrezzature, allora la mola del Moletta, okay, no? È una mola che ha 100 anni. Nel 1920 è emigrata con un Moletta della Val Rendena negli Stati Uniti, ha lavorato a Milwaukee, è ritornato dopo 40 anni e quando ha saputo del nostro gruppo ha donato la mola, questo Moletta trentino, al gruppo perché continuasse a viaggiare nel mondo. Bene, grazie. Allora intanto ci fermiamo qui adesso subito con la musica. Allora in questo contesto anche delle belle tradizioni popolari ci sono i girasoli con Le mie valli e noi ci ritroviamo subito dopo. Grazie con Giro di Tacco.
laddove nacque il mio primo amore. Sì, tornerò tra le mie valli per vedere gli occhi suoi, gli occhi di un amore sincero. E con lei ritornerò là sotto al cielo per guardare le nubi e per sognare ancora. Ed un bacio le darò e giurerò che sarà tutta la vita nel mio cuore, che sarà tutta la vita nel mio cuore. A Treviso fermati all'Albera di Zeus. Carne alla griglia, piatti di cucina genuina, le inconfondibili pizze. E in più siamo specializzati in cibi senza glutine, certificati dall'AIC, Associazione Italiana Celiachia. Sale ideali per feste e ricevimenti. Ristorante pizzeria L'Albera di Zeus. Preganziol, via Terraglio 249. alberadizeus.com. Ancora un click da questo lato. Bellissima. Nessuno riesce a resistere al design unico e sportivo di Aixam, numero uno delle minicar. Se cercate un veicolo comodo, sicuro, che si guida con il patentino dai 14 anni di età, la concessionaria da Ross Centro Minicar fa il caso vostro. Da Ross Centro Minicar, oltre 25 anni di esperienza nella vendita di minicar nuove e usate. Assistenza, carrozzeria, revisioni e consegna e ritiro anche a domicilio. Da Ross, in località Pralongo a Monastier di Treviso. Vuoi un evento di sicuro impatto? Stai valutando l'installazione di un LED wall nel tuo stand fieristico? Rendi i tuoi eventi, fiere e concerti indimenticabili. Chiamaci per noleggiare il tuo maxi schermo. Classe 1 dispone di LED wall indoor e outdoor, passo 6 ad altissima definizione, di qualsiasi dimensione, grazie ai pannelli componibili. Per avere il tuo LED wall a noleggio, con montaggio e smontaggio inclusi, chiamaci 0423 736611. Amici e amiche di Radio Sorriso TV, la vedete? È bellissima, è la nuova macchina del caffè di Radio Sorriso. Non l'avete ancora ordinata? Allora non perdete tempo, perché l'offerta è meravigliosa. Direttamente a casa vostra, la macchinetta del caffè di Radio Sorriso più 231 capsule degustazione, il tutto a 57 euro solamente, spese di spedizione comprese. Chiamate in orario ufficio allo 0423 7367. Macchinetta del caffè più 231 capsule a soli 57 euro spese di spedizione comprese. Che aspettate?
nascerà. Lento si allontana ogni tormento, questa notte vuota d'amore, chissà dove ti porterà. Rossella Ferrari e Casanova con Il Canto del Mare. Eccoci qua nuovamente insieme per proseguire l'appuntamento odierno di Giro di Tacco, insieme con Renzo Stevan, presidente della Pro Bassano, Gianni Posocco, presidente dell'associazione Le Arti per Via. Vi vado a leggere intanto un WhatsApp che è arrivato, anzi lo possiamo, grazie, Eddie ce lo sta facendo passare proprio adesso. Buongiorno e complimenti per chi come noi promuove e valorizza le tradizioni locali, gli antichi mestieri e la nostra storia, sperando di poterci conoscere presto e di collaborare assieme. Vi salutiamo con amicizia. A firma gruppo di rievocazione storica origini contadine di Terrassa Padovana. Un messaggio molto bello, e quello che noi cerchiamo è proprio il confronto, il contatto con altre realtà che lavorano sullo stesso tema, per cui avremo molto piacere di tenerci in contatto con loro. E allora approfitto per dare il nostro indirizzo mail, se loro vogliono scriverci una mail mandandoci tutti i loro riferimenti, che è leartiperviachiocciolagmail.com, e per chi vuole approfondire la nostra conoscenza c'è il sito internet www.leartiperviabassano.com. Perfetto, benissimo. E poi comunque indirizzi che daremo anche in conclusione di questo nostro appuntamento. In oltre 30 anni di attività, oltre che in Italia, avete toccato molte nazioni estere. Dove siete stati, Gianni? Allora, do i numeri parlano chiaramente. In 33 anni di attività, 386 spettacoli, 186 in Italia, 180 all'estero, praticamente in 16 paesi d'Europa, in 12 regioni in Italia, e per 7 volte abbiamo varcato l'Atlantico, e ne parleremo un attimo dopo, nell'ambito di un progetto che si chiamava Sulle grandi rotte dell'emigrazione. Abbiamo stimato che, sommando i trasferimenti in aereo, in pullman, in treno, in camion e a piedi, di aver percorso dalle 5 a 6 volte il giro del mondo. Mamma mia. E abbiamo anche stimato di essere stati visti da circa 1.200.000 spettatori.
numeri veramente incredibili. Allora io direi, Gianni, con Eddie ce la facciamo. Abbiamo, voi ci avete portato delle immagini che credo qui ci portino in Messico. Allora, no, queste sono le immagini. No, aspetta un attimo, vai tranquillo Gianni, che adesso noi le vedremo. Bene. Adesso aspetta un attimo, vediamo. Allora, qualche istante. Allora, credo che il primo contributo di immagini dovrebbero essere, eccole qua, dal Veneto al Messico. Eccole qua. Allora, stiamo andando, se le vuoi un attimo commentare, prego. Perfetto. Il Messico è stata la prima rotta, delle grandi rotte dell'immigrazione che abbiamo compiuto, 1993, la prima trasvolata transoceanica, invitati direttamente dall'ambasciatore d'Italia in Messico, Sergio Cattani, per celebrare i 110 anni dell'emigrazione italiana nel paese centroamericano. Il Messico è stato forse la trasferta transoceanica che più ci ha lasciato dentro commozione. Ecco, stanno scorrendo le immagini e qui, se non ricordo male, siamo in preparazione a Puebla. Ok. E più avanti invece mi sembra che dovrebbero esserci le immagini di Huatusco, eccole qui, la sfilata Huatusco, un paese di circa 20-30 mila abitanti, abitato esclusivamente da indios, un calore e un'accoglienza strepitosi, 3 chilometri di sfilata sotto gli applausi ininterrotti del pubblico, che fino a 5 minuti prima dello spettacolo le strade erano completamente deserte, poi improvvisamente, come ad un segnale, le case si sono aperte e qui c'è un piccolo ricordo molto bello. Io ero a metà della sfilata all'altezza delle lavandare, da una casa è uscita una vecchia indios con il volto in carta pecorito e con un cestino di pane in mano. Pazzesco. E lo ha portato alle lavandare, come dire, questo è il contributo che posso darvi, una specie di atto di solidarietà fra parenti poveri, diciamo, no? È stato veramente... Io, le lavandare e tutti quelli che erano vicino siamo scoppiati a piangere e sono le commozioni che ci accompagnano nei ricordi di questi 33 anni. Che cosa, tornando da questi viaggi, che bagaglio di esperienze si possono avere? Ma intanto la voglia di continuare, perché dopo un'esperienza di questo tipo siamo gasatissimi, quindi la voglia di continuare, di fare altri percorsi, altre strade. Cosa che abbiamo sempre fatto e che continuiamo a fare. Quindi, ecco, in giro per il mondo è bellissimo andarci, è anche faticoso perché non è che ci andiamo solo a divertire, però diciamo che portiamo la nostra cultura dove i nostri vecchi sono andati e quindi andiamo a ripescare le culture che i nostri italiani sono andati in giro per il mondo a portare. Bene, allora poi parleremo del libro. Allora noi adesso ci fermiamo per una pausa commerciale, giusto Eddie? Ok, andiamo con una pausa commerciale, subito dopo a seguire l'appuntamento con il video del mese del Novalis, e noi ci ritroveremo subito dopo. Allora andremo a parlare di questa vostra pubblicazione, anche perché c'è un fine veramente molto molto particolare, molto speciale. Allora ci ritroviamo subito dopo insieme con le Arti per Via e con la Pro Bassano. Giro di tacco. Ogni domenica su Sorriso TV, piccoli grandi sorrisi, il programma dedicato ai bambini. Dalle ore 10, musica, fiabe e tanto divertimento. E non perdete dalle ore 17 la replica della domenica precedente. Piccoli grandi sorrisi, ogni domenica su Radio Sorriso TV, canale 74 del digitale terrestre. Non mancate! Quando nella vita è tutto intenso, dal traffico del mattino alla giornata lavorativa, dal gioco sfrenato con i tuoi bimbi alle telefonate dei tuoi clienti, tutto così intenso, ti manca solo una cosa, il caffè!
Caffè Radio Sorriso Cumbia. Il gusto intenso che manca alla tua intensa giornata. 100 capsule cumbia, gusto intenso. A soli 26 euro, comprese le spese di spedizione. 0423 7367. 0423 7367. Lo sai che molti ascoltatori di Radio Sorriso sono esclusivi? Questo vuol dire che non ascoltano altra radio al di fuori della nostra. Pensiamo che una grande comunità come questa abbia bisogno dello stile giusto. Entro il 29 febbraio a 16 euro puoi avere la t-shirt e lo zainetto marchiato Radio Sorriso. Visitando il sito sorriso.it potrai completare il tuo look più giovane che mai. Una comune giornata lavorativa inizia più o meno così. Con semplici gesti. Si svolge tra appuntamenti, scadenze, conti che devono tornare. Ma noi sappiamo bene che è molto più di tutto ciò. Gestire un'azienda oggi significa affrontare tante responsabilità, saper agire con tenacia, mettere la passione in tutto ciò che si fa. Questo per noi è tutt'altro che comune. Radio Sorriso appartiene a Classe 1 Network, che da oltre 20 anni ha scelto di aiutare le imprese a comunicare il loro brand attraverso campagne mirate ed efficaci. Chiamaci all'800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno. Edizioni Novalis presentano il video del mese. C'è chi dice che all'antica Venezia, c'è chi esalta Trieste e Torino, chi Perugia, Rapallo, La Spezia, c'è chi dice d'andare a Firenze se la vuoi vedere la beltà. Io rispondo Calenna e Mulagna, che è dal mondo la più bella città. Oh Mulagna, oh Mulagna, la città mia più bella. Che bella Piazzola di Renzo e il palazzo Isolani e al Minghetti magnifica scuola di Nettuno, D'Azeglio e fratello a Palazzo in Duviera Postel. A Bologna c'è tutto di bello, le dal mondo la più bella si te. Oh Mulagna,
bella Bulagna, orchestra Budriesi, Ghinazzi Salvi, il video del mese della Novalis con Roberto e Cristina Rinaldi, sempre con Giro di Tacco in questo appuntamento di mercoledì. Poi come sempre vi ricordo, stasera alle 20:30 andrà in onda il meglio della puntata, perché magari ha il piacere di rivedere in sintesi tutto quanto, tutto ciò che è accaduto in quest'ora e mezza, oppure magari per chi non ci può seguire oggi per svariati motivi, lavoro e quant'altro, c'è questa opportunità stasera come sempre alle 20:30. Allora, caro Gianni, torniamo adesso. Protagonista è proprio il libro che abbiamo visto inquadrato anche prima, eccolo qua. C'è una motivazione molto particolare nella quale avete realizzato questo libro. Se ne vuoi parlare, prego. Allora, il libro nasce per due motivazioni fondamentali. Uh-huh. Prima, nell'intervento precedente, abbiamo parlando dei numeri del gruppo, abbiamo raccontato con i numeri i 33 anni. Abbiamo ritenuto che dopo un tempo così lungo e dopo tante avventure in giro per il mondo, fosse il caso anche di compendiare tutto in un libro. Quindi il primo obiettivo è quello di realizzare un libro fotografico, ma anche di testimonianze, di aneddoti e di racconti che raccontasse questi 33 okay. anni. Ma la finalità principale del libro è ben altra. Allora, ritorniamo indietro nel tempo a 2 anni fa, 2018, siamo in Brasile e in particolare a Nova Bassano, nel Rio Grande do Sul, la nostra città gemella, una città fondata nel 1896 dal padre Pietro Colbacchini, un scalabriniano bassanese, e da 200 circa bassanesi e dell'area di Bassano. Bene, nel 1985, su iniziativa del sindaco di Bassano, viene realizzata con una raccolta fondi fatta a Bassano, a Nova Bassano, una scuola speciale per disabili. Distanza di 33 anni noi ritorniamo a Nova Bassano e durante le celebrazioni di rievocazione dei 60 anni del gemellaggio con Nova Bassano, il sindaco Ivaldo Dalla Costa lancia un appello: voi bassanesi che tanti anni fa siete stati così generosi da costruire la scuola, ci date una mano per ristrutturare la scuola, che ha bisogno di tutta una serie di interventi di messa a norma, di sistemazione dei bagni e quant'altro. E noi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: perché non finalizziamo il libro a questo obiettivo di carattere sociale? E allora abbiamo trovato degli sponsor generosi che ci hanno consentito di realizzare a costo zero, diciamo, il libro, e tutto ciò che deriva dalla distribuzione del libro viene finalizzato a questo intervento di ristrutturazione della scuola per disabili nel Rio Grande do Sul, a Nova Bassano. Rio Grande do Sul, dove abbiamo anche degli ascoltatori che ci seguono in streaming, sia come radio sia come TV. So che, se non sbaglio, avete già consegnato voi in questo periodo un contributo per... Allora, con la raccolta di contributi dovuta alla distribuzione nell'area bassanese del libro, abbiamo già raggiunto la prima soglia, che era quella che volevamo toccare, che è di 10.000 euro, e li abbiamo già inviati a Nova Bassano. Adesso ci stiamo allargando nel territorio, e quindi, anche se qualche ascoltatore di Sorriso TV vuole al tempo stesso acquisire questo libro, che è bellissima testimonianza di immagini e di racconti delle tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, e vuole aggiungere anche questo atto di solidarietà, il contributo che noi chiediamo a fronte di ciascuna copia del libro è di 15 euro. Infatti chiedono anche dove si può acquistare questo libro. Allora, si può acquistare facendo un giro a Bassano alla sede della Pro Bassano, che è in via Matteotti, tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.
versando appunto il contributo di 15 okay. euro, oppure per potete richiederlo alla mail delle Arti per Via, che ripeto è learti per via@gmail.com, e con una piccola aggiunta per le spese postali e di che è di 7 euro, no? Voi potete richiedere il libro che vi sarà inviato in contrassegno per l'importo complessivo di 22 euro. Benissimo, perfetto. Allora, se c'è l'occasione di andare a Bassano, passate per la sede della Pro Bassano, di cui ne parleremo poi tra poco con Renzo, aperta tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, oppure appunto, come diceva Gianni, inviate un'email e poi vi sarà spedito a casa. Allora, ovviamente, in questo caso ci sono da aggiungere ai 15 euro le spese postali. Bene, allora, ci fermiamo. Eddie, possiamo cambiare? Vedo i tempi in corsa con le mondine di prima, ce la facciamo, grazie Eddie. Allora, adesso allora protagonista le mondine con Mamma Mia Dammi 100 lire, ce la facciamo, credo proprio di sì, bravo Eddie. E noi poi ritorniamo con il prossimo intervento e credo che andremo a vedere le immagini anche dagli Stati Uniti, perché siete stati negli Stati Uniti, e parleremo anche con Renzo della Pro Bassano. Intanto, sempre nella bella tradizione popolare, arrivano le mondine, eccole qua, Mamma Mia Dammi 100 lire. Mentre quello dei miei fratelli resta quello che manca.
Testè Fashion, il miglior alleato della vostra bellezza. Dopo aver curato casting di moda, trucco e parrucco nelle TV nazionali, Fiorenzo Boccato di Testè Fashion, in collaborazione con Palco, è a tua disposizione per realizzare il look che ti valorizza, con capelli alla moda come le star. Vai su testè1.it. Ogni ultimo giovedì del mese su Sorriso TV, la puntata con i consigli di Fiorenzo Boccato. Per essere più belle, a cominciare dai capelli. A Treviso fermati all'Albera di Zeus. Carne alla griglia, piatti di cucina genuina, le inconfondibili pizze. E in più siamo specializzati in cibi senza glutine, certificati dall'AIC, Associazione Italiana Celiachia. Sale ideali per feste e ricevimenti. Ristorante pizzeria L'Albera di Zeus. Preganziol, via Terraglio 249. alberadizeus.com. Ancora un click da questo lato. Bellissima. Nessuno riesce a resistere al design unico e sportivo di Aixam, numero uno delle minicar. Se cercate un veicolo comodo, sicuro, che si guida con il patentino dai 14 anni di età, la concessionaria da Ross, centro minicar, fa il caso vostro. Da Ross, centro minicar, oltre 25 anni di esperienza nella vendita di minicar nuove e usate. Assistenza, carrozzeria, revisioni e consegna e ritiro anche a domicilio. Da Ross, in località Pralongo a Monastier di Treviso. C'è chi ama ballare, c'è chi ama far ballare e poi c'è chi ama e basta. Sorriso TV ama far divertire, ringiovanire, ama fare festa, proprio come voi. Orchestre, gruppi, comitati organizzatori di feste, gente che ama la musica e far baldoria. Uniamoci, gente! Saremo più forti che mai! Chiamate Sorriso TV allo 0423 7367. La pelle e il cuore, rubami pensieri e parole, ora che ho vissuto l'amore, da solo non mi basto più, perché ho bisogno di te. Penso a te e un desiderio mi assale, scoppia in me la voglia di ritornare, andare oltre questa notte per una donna che mi aspetta, perché ora vivo di te. Ed io ti guardo mentre dormi, farfalla indifesa. Vorrei che il mondo si fermasse in questa scatola chiusa, per aprirla un giorno quando saremo attraversati dal tempo, scoprire che in fondo per noi l'amore non cambia. Penso a te e un desiderio mi assale, scoppia in me la voglia di ritornare, andare oltre questa notte per una donna che mi aspetta, perché ora vivo di te. Per ritrovarti mentre dormi, farfalla indifesa. E la tua pelle ha conservato quel profumo di rosa. Perché ancora sai darmi l'amore che ho prima.
in fondo per noi l'amore non cambia. Mauro Levrini con Farfalla in difesa. Mauro Levrini che sarà ospite qui a Giro di Tacco mercoledì prossimo 5 febbraio, e con Mauro Levrini poi partiremo il mercoledì con tutti gli ospiti che poi saranno legati alla Gran Galà delle Orchestre in programma al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa il prossimo 16 di aprile. Allora partiremo proprio con Mauro Levrini mercoledì prossimo, ospite qui a Giro di Tacco. Invece io direi, caro Gianni, adesso a proposito di partire, ce ne andiamo, come si diceva una volta, niente proprio di meno che a New York, perché è una delle tappe che vi ha portato in giro per il mondo, è stato New York, vero? Sì, in sintesi le 7 trasvolate transoceaniche ci hanno portati nel 93 in Messico, nel 97 in Canada, 99 in Argentina. Qui okay. Siamo a New York, okay. 2002 in Brasile e nel 2005 a New York. Queste sono le immagini della quinta strada, e dopo vi leggeremo anche un breve racconto. Va, fallo nel subito. Libro, vai. Ecco, nel libro ci sono 24 racconti, okay. simili a questo, in cui vi raccontiamo dello spettacolo e del luogo dove si svolge. The American Dream, il sogno americano, è diventato realtà anche per noi. Siamo negli USA da più di una settimana, Chicago, Detroit, Hartford. Da 3 giorni siamo a New York. Qui abbiamo già vissuto la straordinaria esperienza del Migration Museum di Ellis Island, abbiamo visitato il Metropolitan Museum e il MoMA, abbiamo respirato le atmosfere autunnali del Central Park e poi Times Square, Wall Street, Ground Zero, ma è oggi la giornata con la G maiuscola, lunedì 10 ottobre 2005. Columbus Day, la festa degli italiani d'America, e noi siamo invitati d'onore, fortemente voluti dal ministro degli italiani nel mondo, Mirko Tremaglia, alla grande parata sulla quinta strada, l'arteria coronarica di Manhattan. Sveglia all'alba e poi trasferimento al punto di partenza sulla 44esima Street. Il reticolo viario di Manhattan è formato da 7 avenue che la percorrono in parallelo da nord a sud, intersecate e collegate da est a ovest da decine di streets. Ebbene, la parata del Columbus Day percorre quasi 4 chilometri sulla quinta strada e raccoglie via via i gruppi che si preparano 10 alla volta nelle streets laterali. Sono annunciate oltre 200 formazioni, una sfilata interminabile e variegata. Gruppi folk, gruppi musicali, bande militari, majorette, corpi dell'esercito e così via. Siamo in attesa, sorvegliati da 2 giganteschi poliziotti di colore che sembrano usciti da un serial televisivo. Comincia la sfilata e dopo mezz'ora i poliziotti tolgono le transenne e con voce imperiosa ci dicono: "You can go." Potete andare. Bene. Oh, allora, Renzo, qual è il rapporto con gli italiani nel mondo? Voi siete stati in New York, in Messico, in Brasile, in Australia, se non è, ecco, andate a trovare queste famiglie di italiani, ecco, come vi accolgono? Qual è poi l'emozione? È un'emozione infinita, si può dire, perché quando noi arriviamo loro piangono e noi piangiamo, ecco. Quindi veramente è un ritrovare i nostri nonni che da più di 100 anni non tornano più in Italia. Quindi siamo andati noi a trovarli e loro sono più che felici, felicissimi. Mamma mia. E poi rimangono dei legami, ci si sente, ci sono contatti ancora oppure? Ma in certi casi sì, non è che sia facile d'oltreoceano con l'Italia, ecco. Con il Messico, ad esempio, poca cosa. Okay. Nelle uscite più recenti c'è stato un maggior scambio, soprattutto adesso in Brasile, che continuiamo ad avere dei rapporti, non dico quotidiani, ma adesso soprattutto con le nuove tecnologie che riusciamo a vederci facilmente attraverso il telefonino e parlare con molta facilità. Quindi c'è questo rapporto soprattutto con Nuova Bassano, che è la città gemella di Bassano del Grappa.
Girando, ecco, per l'Italia, Gianni, invece, trovate situazioni simili alla vostra? Ci sono, avete girato un po' anche tutta l'Italia, adesso parlando anche del nostro paese, ci sono gruppi di tradizioni popolari come la vostra? Ecco, prima salutavamo gli amici delle tradizioni contadine di Terrassa Padovana, ecco, avete trovato dei contatti simili ai vostri girando per abbiamo, le varie... Sì, in effetti abbiamo trovato moltissimi gruppi che rappresentano le tradizioni popolari. Okay. Ce ne sono quasi in ogni paese, se vogliamo. La caratteristica però di questi gruppi è che in genere rappresentano i vecchi mestieri nella città dove sono nati, no? Non abbiamo invece trovato gruppi simili al nostro che, avendo trasformato le tradizioni popolari in un museo, poi girino il mondo e le propaghino. E in corollario a quello che diceva prima Renzo a proposito del gradimento da parte degli emigranti, ecco, noi andando in giro per il mondo però ci siamo trovati nelle piazze dove andiamo, andiamo nella Piazza della Repubblica, Città del Messico, no? La seconda piazza più grande al mondo, ci troviamo di fronte ad un pubblico eterogeneo, fatto di emigranti, ma a volte soprattutto di autoctoni, no? E allora qualcuno ci chiede: ma venite capiti? E la risposta è molto semplice. Quello che noi proponiamo è fondamentalmente, circondato da un aspetto teatrale, ma è fondamentalmente il lavoro delle mani. E il lavoro delle mani è un patrimonio comune a tutte le culture, quindi veniamo immediatamente capiti. E se invece il pubblico è costituito da giovani, scatta la curiosità di capire che cos'è. O motivi più. Allora, la vaporiera adesso protagonista con il valzer del contadino, la vaporiera che sarà tra gli ospiti domenica prossima, 2 febbraio, nella giornata conclusiva della festa del radicchio rosso di Dosson di Casiera, con il canta e balla con Radio Sorriso dalle 17 alle 19, dunque sarà veramente un bel pomeriggio di festa, poi la sera a chiusura Fabio Reginato. Tra gli ospiti a Dosson di Casiera domenica prossima, la vaporiera, eccolo qua, signori, il valzer del contadino.
Ancora un click da questo lato. Bellissima. Nessuno riesce a resistere al design unico e sportivo di Aixam, numero uno delle mini car. Se cercate un veicolo comodo, sicuro, che si guida con il patentino dai 14 anni di età, la concessionaria Daross Centro Mini Car fa il caso vostro. Daross Centro Mini Car, oltre 25 anni di esperienza nella vendita di mini car nuove e usate. Assistenza, carrozzeria, revisioni e consegna e ritiro anche a domicilio. Daross, in località Pralongo a Monastier di Treviso. Le grandi emozioni non finiscono mai. Radio Sorriso ha preparato per te un cofanetto di 3 CD con le più belle poesie e canzoni di Radio Sorriso. Uno speciale cofanetto con 3 CD, le poesie di Radio Sorriso volume 1 e 2 e il CD I capolavori di Papà Albano. Tante canzoni e poesie per riflettere sulla bellezza della vita a soli 25 euro comprese le spese di spedizione. Ordina il tuo speciale cofanetto. Chiama allo 0423 7367 oppure prenotalo su sorriso.it. Si avvicina il momento che segnerà un nuovo inizio. Padova è capitale europea del volontariato 2020. Venerdì 7 febbraio alle 9, in presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, la cerimonia di inaugurazione ufficiale dell'anno presso il padiglione numero 8 della Fiera di Padova. Anche Radio Sorriso è testimone di questo grande momento. Belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuor, sono le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, la donna. Per amare. Ogni notte a Venezia, con un quarto di luna, scivola sulla laguna il più bel sogno d'amore. Gondola, gondola, gondoli, gondola, gondola. Gondola, gondola, gondoli, gondola. Per favore della via dell'amor, chi la canterà, chi la suonerà, sarà socio fondatore e diploma avrà della società degli amici dell'amor. Su, 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 cantiamo in cor con potente ardor. Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa maggior, una marcia per favore per la figlia dell'amor. Amore, se tu non
Il duo di Bassano, Lorenzo e Amabile con Midli Sanremo, già che ci si sta avvicinando a grandi passi alla 70esima edizione di Sanremo. Adesso invece a grandi passi parliamo della Pro Bassano con Renzo Stevan, il suo presidente. Allora Renzo, da quanti anni esiste la Pro Bassano? A Bassano ovviamente. Allora, la Pro Bassano nuova, chiamiamola così, è del 1995. Ok, dunque la vecchia Bassano era del 1895, che dalla causa della guerra praticamente si è andata a spegnere, poi gli è succeduta l'azienda di soggiorno, la PT, e dal 95 è tornata la Pro Bassano. Quest'anno allora festeggiate le nozze d'argento, allora 95, sì. 25 anni mamma quest'anno, mia. Nozze d'argento. I compiti per una proloco in una città grande, per esempio come Bassano, ma anche in piccole situazioni, qual è? Allora, noi come Pro Bassano ci siamo ritagliati uno spazio ben preciso a Bassano. Tutte le manifestazioni, tra virgolette, di piazza, cioè le manifestazioni che si fanno all'aperto, le curiamo noi. Okay. Da quest'anno, dall'anno scorso, anzi, perché ormai siamo nel 2020, abbiamo anche uno spazio espositivo molto importante che si chiama Spazio Corona, dove continuiamo a rotazione di presentare pittori, scultori, fotografi, eccetera. Uno spazio eccezionale che invito tutti a venire a vedere, perché è uno spazio veramente importante per Bassano. Spazio Corona. Okay. Spazio Corona. Bene. E quali sono, ecco, gli appuntamenti d'ora di piazza che voi seguite suo complesso? Noi partiamo dal primo spettacolo, primo appuntamento, che è la festa della Befana, che abbiamo appena passato. Sì. Adesso abbiamo il carnevale, che è la cosa più importante forse dell'anno. Poi facciamo Verde Giardini a Bassano, quest'anno si chiama così, che è una manifestazione di costruzione di giardini temporanei in centro storico della città. Poi facciamo Bassano Fotografia, che questa è una biennale che l'abbiamo appena chiusa a novembre dell'anno scorso, e poi arriviamo nuovamente verso Natale, che abbiamo il mercatino di Natale, dove all'interno ci sono varie manifestazioni, tra cui l'ultimo dell'anno, che tu conosci molto bene, certo. Tutti in piazza aspettando il nuovo anno. Come Proloco, come Pro Bassano, voi vivete anche di sovvenzioni regionali, statali, oppure... Allora, l'unica sovvenzione che non è un granché è data dal Comune di Bassano del Grappa, perché noi siamo il braccio destro operativo della città. Okay. Ecco, la maggior parte però dei proventi, cioè di quello che noi utilizziamo per le nostre manifestazioni, ce le dobbiamo anche trovare. Quindi attraverso sponsor, ma soprattutto attraverso il lavoro delle mani, quando noi facciamo le manifestazioni, tipo il mercatino di Natale, che è una buona entrata per la Pro Bassano. Ecco, quindi la Pro Bassano si prova i soldi, pensa alle manifestazioni, le realizza e le conclude. Quanti sono i volontari che collaborano insieme con te e con il vostro consiglio, ovviamente? Allora, il consiglio è formato da 11 persone. Noi abbiamo due consigli, il consiglio deliberativo e un consiglio consultivo, che sono 11 più 9. Poi i soci, che siamo arrivati un anno addirittura a 1300. Negli ultimi tempi ci siamo dati meno da fare a cercare soci, perché è un lavoro anche quello. Attestiamo circa 300-350. Caspitina. Parliamo allora, Renzo, adesso con prossima imminente manifestazione è il carnevale. E credo che abbiamo la possibilità, anche grazie a Eddie, di vedere alcune delle immagini del carnevale. Quest'anno allora in programma il sabato 20, eccole qua le immagini, prego Renzo. Sabato 22 in notturna la sfilata dei carri. Okay. E domenica 23 pomeridiana la sfilata sempre dei carri allegorici. L'ultimo di carnevale, martedì grasso, dedicato alla festa della Bauta, premiamo la miglior maschera del carnevale, e soprattutto dedicata ai bambini. Il sabato 22 in notturna dalle 21, dunque una sfilata veramente in notturna, se non l'avete mai vista è veramente una cosa straordinaria. Ecco, questo carro, visto di giorno, ha la sua bellezza, di notte con tutte le luci, eccetera, lo spettacolo è veramente straordinario. La domenica pomeriggio qui praticamente è l'arrivo in Piazza Libertà, poi c'è il concorso del Nason d'Oro per il carro. Per il miglior carro, sicuramente. Noi premiamo praticamente il miglior carro in assoluto, poi premiamo il miglior carro come costruzione, e soprattutto premiamo il miglior gruppo che si esibisce attorno al carro.
Quindi è una manifestazione molto importante che si perde ormai nella notte dei tempi. Leggevo proprio l'altro giorno che già nel 1478 ci sono i primi documenti che testimoniano che la Pro Bassano di allora, cosiddetta, chiedeva il podestà di utilizzare la sala principale del comune di Bassano per fare un veglione. Quindi da nel 478, se non ricordo quasi oltre 500 anni, insomma. Caspitina, bene. Allora, vi ricordo, per quanto riguarda il prossimo appuntamento veramente molto bello del Carnevale di Bassano, sabato 22 febbraio con la sfilata in notturna dalle ore 21, dunque tutto lungo Viale delle Fosse, poi il ritorno. Pertanto ci sarà un momento nel quale tra i carri che stanno arrivando e gli altri che stanno ritornando da Viale delle Fosse, è veramente uno spettacolo straordinario e unico, dalle 21 per un paio d'ore. Poi invece l'ora la domenica pomeriggio in piazza, la domenica 23 febbraio, con il clou della proclamazione del carro vincitore, e martedì il pomeriggio dedicato ai bambini. La domenica 23, oltre all'arrivo dei carri, ci sarà musica e intrattenimento, e a proposito di musica, ci saranno sul palco di Piazza Libertà, Bassano del Grappa, Fabio Reginato e Monica Borsato, che sono adesso i protagonisti con il prossimo video, Fabio credo con I Like Chopin. Allora, Bassano del Grappa, 22, 23, 25 febbraio con il Carnevale della Pro Bassano a Bassano del Grappa. Bene. Ti aspettiamo tutti. Certo che sì. Fabio Reginato.
Grazie tesori. Grazie. Testè Fashion, il miglior alleato della vostra bellezza. Dopo aver curato casting di moda, trucco e parrucco nelle TV nazionali, Fiorenzo Boccato di Testè Fashion, in collaborazione con Palco, è a tua disposizione per realizzare il look che ti valorizza, con capelli alla moda come le star. Vai su testè1.it. Ogni ultimo giovedì del mese su Sorriso TV, la puntata con i consigli di Fiorenzo Boccato. Per essere più belle, a cominciare dai capelli. Tutti i giorni su Radio Sorriso TV, un mondo di auguri. Gli auguri te li facciamo in diretta TV. Compleanni, anniversari, onomastici, invia un messaggio al 393 73 66 888 e dedica un video alla persona da festeggiare. O chiamaci in diretta allo 0423 73 66 74. Un mondo di auguri con Paola Cavinato sul canale 74 del Digitale Terrestre. Per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Radio Sorriso TV, la televisione che ti piace di più. Che ne dici di iniziare la giornata con il ritmo giusto? Ti suggeriamo un buon caffè con la macchina di Radio Sorriso. Entro il 29 febbraio puoi riceverla al prezzo di 57 euro completa di 231 capsule. Passa a trovarci per il ritiro, direttamente presso la nostra sede di Castelfranco. Riceverai in omaggio il portapenne e il set di tovagliette di Radio Sorriso. Dopo un ottimo caffè, sembri più giovane che mai. Giro di tacco. Con Giro di tacco eccoci proprio in dirittura d'arrivo, in dirittura d'arrivo. Allora, con le arti per via, noi siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questo appuntamento televisivo, però le strade d'Italia e le strade del mondo vi aspettano sempre, Gianni. Sì, noi abbiamo nel nostro cassetto, come tutti, abbiamo due sogni. Un primo riguarda l'Italia e sarebbe di poter fare uno spettacolo a Venezia. Comprendiamo che ci sono problemi logistici abbastanza complessi, ma questo è un sogno e vedremo se riusciremo a concretizzarlo. E l'altro sogno, che si connette con un cambio anche di strategia, ha un nome specifico che oggi è di molta attualità, fra l'altro, non per aspetti di tipo ludico come le arti per via, cioè la Cina. Perché la Cina? Perché oggi abbiamo esaurito le grandi rotte dell'emigrazione tradizionale, no? L'emigrazione delle braccia, per intenderci. Oggi, dopo una fase in cui l'emigrazione si era fermata in Italia, si sta sviluppando da alcuni anni un nuovo tipo di emigrazione, l'emigrazione dei cervelli e delle competenze, che va in tre direzioni: Stati Uniti, Londra, Cina. Pensate che a Shanghai c'è un'associazione veneti di Cina che ha 180 iscritti e sono tutti manager, proprietari di azienda, consulenti, insegnanti universitari. Ecco, è il nuovo obiettivo, perché vorremmo ripercorrere a 500 anni di distanza da Marco Polo la via della seta, che adesso è stata rilanciata anche da Xi Jinping, no? Sì, esatto. Ecco, noi vorremmo ripercorrere, e questo è il nostro sogno. Bene, beh, è bello anche sognare, se poi i sogni sono come i desideri, si realizzano, tanto tanto meglio. Chi invece, a proposito, desidera eventualmente, Gianni, la presenza di uno spettacolo, chi desidera appunto la presenza della vostra associazione in una particolare situazione, in un particolare contesto, in una manifestazione, come, dove vi possono contattare? Attraverso le email, prego. Certo, innanzitutto noi nei 180 spettacoli fatti in Italia abbiamo privilegiato proprio le piccole e medie città, perché sono le realtà in cui le tradizioni popolari sono più gelosamente conservate. E nel Veneto ce ne sono, nel Triveneto ce ne sono decine e decine, e se ci volete con il nostro spettacolo, che è un vero e proprio grande spettacolo che dura più di due ore, che comprende una sfilata, l'allestimento di una piazza del mercato nella piazza principale del paese, della città, ecco, facciamo un appello agli assessorati alla cultura, alle Proloco, ma anche a tutti voi telespettatori, che potete motivare gli assessorati e le Proloco, e noi siamo felici di andare dovunque. E vi ricordo, contattateci attraverso una mail, learti per via
chiocciola@gmail.com. Bene, e ricordiamo anche il libro eventualmente, ecco che allora, poco fa, eccolo qua, certo. Inquadrato ancora, grazie Eddie della tua presenza oggi come sempre. Anche il libro, a fronte del quale, ripeto, chiediamo un modesto contributo di 15 euro a favore della scuola speciale per disabili di Nova Bassano nel Rio Grande do Sul. Ecco alcuni dati relativamente al libro, perché il suo valore reale è molto più grande. Il libro è un libro di 100, innanzitutto è fondamentalmente un libro di immagini a colori e in bianco e nero, di 182 pagine. Anzi, un attimo così. Con oltre 400 immagini. E oltre alle immagini ci sono 24 racconti che raccontano le fasi più interessanti del nostro girovagare nel mondo. Ci sono dei grafici, delle altre informazioni. Insomma, è un libro veramente che racchiude in 182 pagine 33 anni di storia e di vagare in giro per il mondo. Bene, allora oltre lo potete trovare nella sede della Pro Bassano a Bassano del Grappa in via Matteotti tutte le mattine della settimana, oppure contattate le arti per via chiocciola@gmail.com, eventualmente vi sarà spedito a casa, in questo caso c'è il contributo delle 7 spese euro di, postali. Il ricavato per questa... il ricavato del libro per questa casa per disabili. Per la casa per disabili è una specie di centro diurno nel quale i disabili vengono portati il mattino e riportati a casa la sera, uh-huh. E durante questo periodo vengono seguiti dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista riabilitativo, nel senso che l'obiettivo è quello di metterli in condizioni prima o dopo di affrontare il mondo del lavoro nell'ambito delle Benissimo. Loro capacità, e questa è una grande opera meritoria che va avanti da 33 anni e che noi vorremmo insieme a voi contribuire a consolidare ancora. Bene, grazie Gianni. Nel salutarci Renzo, a proposito, avete anche un altro appuntamento importante in Consiglio regionale, mi sembra la prossima settimana, proprio per il giorno 4 presentiamo il libro in Consiglio regionale, quindi ci sarà una conferenza stampa importante dove consegneremo a tutta quanta il Veneto il nostro libro, che dura da 33 anni di storia. Mamma, beh, dunque credo anche per voi un momento di soddisfazione e di orgoglio, insomma, ecco, c'è questa conferenza stampa nel contesto di una sede istituzionale come il Consiglio regionale, e fa veramente piacere. Complimenti a voi. Allora, siamo proprio in addirittura d'arrivo. A proposito di appuntamenti, ricordo che adesso questa puntata al termine la potete rivedere nella sua interezza nel nostro canale di YouTube, dunque per chi lo desidera c'è questa possibilità, nella sua interezza la puntata su YouTube. Poi stasera alle 20:30 canale 74 il meglio della puntata, per chi ha piacere di rivederlo o per chi non ci ha visto oggi, mentre allora stasera alle 20:30, mentre i nostri due ospiti torneranno lunedì prossimo a Radio Sorriso con il nostro direttore Roberto Gennaro nell'appuntamento Dimmi Dove, Dimmi Come, Dimmi Quando, e ritroveremo dunque questi nostri graditi ospiti lunedì prossimo alle 21 a Radio Sorriso. Grazie allora a Renzo Stevan, presidente della Pro Bassano. Grazie a voi dell'invito. Grazie Gianni Posocco, presidente dell'associazione Le Arti per Via, grazie, e che queste arti vi possano accompagnare allora lungo le strade d'Italia e del mondo, per sempre, per non dimenticare le belle tradizioni contadine popolari che voi sempre magistralmente... Sempre con il sorriso. Qua ci vuole. Bravo. Bene, ci salutiamo allora con Veronica Cuneo e i suoi bellissimi rossi tramonti dalla Liguria. Grazie a tutti voi per averci seguito. Per quanto mi riguarda, poi ci sentiamo a Radio Sorriso a partire dalle 16. Buona continuazione di pomeriggio a tutti voi. Con Giro di Tacco ci ritroviamo, per quanto mi riguarda, mercoledì prossimo, sempre alle 13. Tornerà a trovarci piacevolmente Mauro Lebrini. Ci salutiamo con Veronica Cuneo. Grazie a voi tutti, grazie ancora ai nostri ospiti. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie Eddie.
stanco, stava riposando dopo che aveva tagliato il grano. Quanto è dura viver la vita lontano dalla città, ma chi vive tra i palazzi cosa ne sa? Ma che ne sa di questi rossi tramonti, di questi alberi in fiore, di questo vento tanto fresco che ti fa rabbrividire, il profumo delle paglie dorate sotto il sole. Stesse aprendo completamente il suo cuore, tutta una vita ho lavorato con la fatica e col sudore, ma non ho nessun rimpianto, il perché ti dirò, perché io so di questi rossi tramonti, di questi Giro di tacco.